È stato inaugurato nella terza municipalità in via Giuseppe Piazzi il nuovo asilo nido comunale. Accoglierà 44 bambini tra i 3 e i 36 mesi e resterà aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8 alle 13. Con la nuova struttura, che sarà gestita dalla cooperativa Raggio di Sole, parte anche il prolungamento delle attività di altri 3 nidi e micronidi tra via Foria e la Sanità, il Lezzi, l'Ammaturo e il Filangeri, che garantiranno l'inserimento scolastico a 100 bambini del territorio. Al taglio del nastro dell'asilo nido Piazzi sono intervenuti l'assessore alla scuola Anna Maria Palmieri ed il presidente della terza municipalità Ivo Poggiani. Finalmente c'è l'avvio del servizio di questo nido, che è di più di 40 posti, altrettanti ce ne sono al nido Il Cucciolo, che è anch'esso in via di apertura finalmente dopo le note difficoltà e i noti impacci burocratici. Sul piano numerico noi in questo momento abbiamo 44, a cui si aggiungono due strutture, quindi 46 strutture aperte e funzionanti sul territorio di Napoli, ma ne sono programmate sicuramente altre 3 in seconda municipalità, altrettante in decima, anche perché dal mese di gennaio comincia il secondo riparto dei fondi del piano di azione e coesione, che è più ingente del primo e che verrà speso quasi totalmente sui servizi, sulla funzionalità. 100 posti per bambini significa 100 famiglie che avranno più libertà da domani per ulteriori servizi, magari per decidere di fare un altro figlio o magari, diciamo, per i tanti genitori che lavorano e che hanno difficoltà a gestire purtroppo i bambini, avranno una possibilità in più. In questo momento mi ricordo una vecchia polemica con la Lorenzin, il Fertility Day, no? Si sollevò un coro: più servizi per i genitori, più servizi per i bambini, così si consente ai giovani napoletani del sud di fare bimbi. Penso che una cosa del genere possa aiutare enormemente. Un altro grande segnale lo stiamo dando a Rione Amicizia, dove verrà fatto un polo per l'infanzia con una ludoteca, con dei potenziamenti per l'asilo che già esiste. Nei quartieri difficili proviamo, diciamo, a centrare bene con sulle politiche sociali.